Ragazzi, buongiorno e benvenuti alla seconda puntata del Let's Play di The Last of Us, parte 1, per PC. Ho sentito la sparatoria, ma cos'è successo? Le luci. Se non ci togliamo dalla strada, succederà anche a noi. L'esperto sei tu, io ti seguo e Ellie, basta. perché questo viso incazzato come una bestia? Andiamo avanti. Ah, tra. Questo è il carico che dobbiamo portare fuori dalla città. Quando denunciate va a finire sempre male, ragazzi, ricordatevela questa cosa. Comunque, un po' di note di feedback sul gioco. Di qua. È molto simile a Uncharted. I combattimenti bisogna stare un attimo un po' più attenti, però sono un po' più semplici di quelli di Uncharted. La cura dei dettagli è abbastanza maniacale, però a livello di gioco ancora penso che nella storia ancora non ci siamo entrati proprio nel vivo. Dove stiamo andando? Non lo so. Lassù. Così arriveremo al tunnel nord. Come facciamo a salirci? Da qua? Dammi un minuto. Qua è aperto. Questo è oh, attenzione. Ah, ok. Ma da qua si passa. Perché non riusciamo a passare per l'erba? Ok. Dobbiamo prendere questo che dobbiamo portare da qualche parte. Questo canale di saltare qua è Plague Tale, secondo me uno dei due li ha copiati, probabilmente è Plague Tale, perché questo gioco qua l'hanno fatto prima. La ragazzina viene da su, guarda, vai, è lì. Ok. Qua non si apre. Ah, la polizia si chiama. Aspetta, Fedra. Questo tunnel lo usi per il contrabbando? Sì. Merce illegale? A volte. Mai fatto uscire una ragazzina? No, è la prima volta. Allora, cos'è Marlene per te? Non so, è un'amica, credo. Un'amica, eh? Sei amica del capo delle luci. Quanti anni hai? 12. Conosceva mia mamma e si è presa cura di me. E ho 14 anni, non che c'entri qualcosa. E Povero ragazzino, però. i tuoi genitori? dove sono tutti i genitori? Se ne sono andati tanto tempo fa. Molto, molto Se probabile. invece di restare a scuola, hai deciso di scappare e unirti alle luci, giusto? Senti, non ti dirò perché mi stai facendo scappare, se è ciò che vuoi sapere. Sai qual è la cosa migliore del mio lavoro? Che non devo sapere il perché. La verità non mi frega niente di quello che vuoi fare. Ottimo. Bene. Ci siamo? Ok, possiamo anche correre. Eccoci qui. Ellie. Facendo? Ma ammazzo il tempo. Ha Ah, conservato e io ancora cosa devo l'orologio, fare? Joel, nonostante tutto Sono certo scassato. che qualcosa ti inventerai. Il tuo orologio è rotto. Ma questo dorme come un sasso, ragazzi. Teoricamente bisognerebbe stare sempre allerta, soprattutto se ci Ti stanno lamenti gli nel zombie. sonno. Odio i brutti sogni. Sì, anch'io. Che bella quella pioggia.
Sai, non sono mai stata così vicina all'esterno. Intendo, guarda com'è buio. Là fuori non può essere peggio. Non credi? Che diavolo vogliono da te le luci? Ehi, scusate, ci ho messo tanto. Fuori è pieno di soldati. Come sta Marlene? Se la caverà. Ho visto la roba là fuori, è tanta. Siete sicuri? Sì. Andiamo. No, ma non potevamo aspettare. Ma secondo me bisogna aspettare. Nel senso che... aspettavamo un po' di tempo. Uno, che finisse di piovere. Due, che si calmassero le acque, no? È strano che ci usino per il loro contrabbando. Marlene voleva farlo da sola. Non eravamo la loro prima scelta e nemmeno la seconda. Ha perso molti uomini. Non aveva scelta. Già, spero ci sia qualcuno vivo per pagarci. Troveremo qualcuno. Dietro a tutti i mobili in questo gioco c'è il passaggio segreto. Ok. Mettiamo a posto il coso, gruppo elettrogeno si chiama. Questo funziona tipo zappatrice. Ieri sera eravamo tutti quanti d'accordo in live. Vai. A posto. L'ascensore teniamo. Chi ci aspetta nel luogo di consegna? Ha detto che ci sono luci arrivati qui da un'altra città. Deve essere importante. Chi sei tu, eh? La figlia di uno che conta, roba così? Una cosa così. Una cosa così? E quanto durerà tutto? Se tutto va bene, riusciremo a consegnarti entro poche ore. Ellie. Una volta usciti da qui, devi seguirci senza allontanarti. Sì, certo. Vediamo che dice. Ok, una mappa di percorso delle pattuglie della zona. Scritto male intorno al pedimento Z. Ah, aspetta, forse questo qui è importante. Scritto male. Pattuglia di ovest, pattuglia sud-ovest, pattuglia di sud. Sud-ovest infetti e barrato. Sud, via più sicura per il punto di controllo Charlie, infestazione. Cioè, questo qua il gioco si aspetta che noi dobbiamo... Questo è un campo ostile. Forse dopo si va a un mondo aperto, ma non penso. Poi questa mappa non è che uno la doveva pigliare per forza, eh? Lo scopriremo solamente andando avanti. Guarda, l'illuminazione di questo posto pure... Queste le hanno fatte tutte quante a mano, queste luci, non è in ray tracing. E qua però ci sono le spore, perché non ci fanno mettere la maschera? Facciamo la torcia. Scaletta. C'è una pattuglia. Pattuglia. Guarda là come piove, proprio là, dirotto. Bene. Andiamo? Dai, su. Dai, tecla. Attenta ai piedi. Guarda qua, va. Questa pioggia non va bene. Porca puttana. Sono fuori, finalmente. Ellie, ma ti hai 14 anni, questo è il modo di parlare. C'è Tess. Mi sa che si va da qua. Comunque, questo qui, come in A Plague Tale, nella prossima puntata vi faccio vedere, ogni capitolo tiene... il numero di collezionabili che... Non fate cazzate. Potete Forza. Prendere. Giratele, in ginocchio. Scansionali, siamo alla base. Bene. Come ci è arrivato questo da dietro a noi?
Qui è Ramirez, settore 12. Richiedo prelievo per 3 vagabondi. Ricevuto. Chiudi un occhio. Possiamo pagarti bene. Sta zitta. Sono stanco di questa merda. Mm-hmm. Tempo di arrivo? Un paio di minuti. Hai capito, Ellie? Cazzo! Pensavo li avremmo solo legati o roba così. Hai iniziato tu, Ellie. Guarda. È radioattiva. Gesù Cristo. Dici che Marlene ci ha fregati? Perché cazzo stiamo scortando una ragazzina infetta? Non sono infetta. No? Quindi questo mente. Posso spiegare? Vedi di farlo in fretta. Guardate qui. Non mi frega un cazzo di come ti sei infettata. È di 3 settimane fa. No, si trasformano tutti in 2 giorni. Basta cazzati. A 3 settimane, lo giuro. Perché avrebbe dovuto fregarvi? Non ci casco. Tessimo. Via. Via! Vai! Vai, sbrigati! Poi? Basta, basta. Ho 2 soldati morti. Ripeto, dietro 2 vittime nel settore. Presto. Richiedo rinforzi immediati. Qua? Ragazzi, questi hanno acceso Alcatraz. Al mio segnale, corriamo. Verso dove? Segnale, corro. Capito? A sinistra? Ora. Ora. Corri. Ma corri abbassato. Ancora corri? Perfetto. Qua abbiamo come a che? Vai, vai, scendi, scendi. Sta lontana dalla luce. Ellie, sta lontana. Noi siamo vicino alla luce. Sei pronto? Ma a noi non se ne importano proprio di noi. Aspetta, se siamo quasi a destra, non ci becca la luce. Come mai non passiamo da questo tocco? Attenzione, c'è un'altra luce. Chi è? Abbiamo il carro armato là. Andiamo, andiamo, andiamo. Oh, ma aspettate un secondo. Qua è tutto scuro, non si vede niente. Però secondo me se accendiamo la luce, questi ci sgamano. Devono essere passati. Controllate i canali. Rimanete indietro. Non vedo niente. Sicuri che siano venuti di qua? No, non siamo venuti di qua. Diversamente continuiamo a cercare. Rimanete giù. Forza ragazza, segui Joey. Allora, facciamo una cosa, c'è un'idea. Là ce ne sta uno e qua ce ne sta un altro. Siamo circondati. Ma è impossibile. Aspetta però Merda, l'hai visto anche tu? No, non c'hai visto. Però questo qua forse tipo adesso saremmo potuti passare e andare sotto da questo. Però questo mo si gioca un'altra volta da noi. Sono i topi. Ma come ne andate? Questo vuole che passiamo, dai ragazzi. È sicuramente tranquillo passare adesso. Se ci mettiamo qua sotto non ci vedono. Vedi niente? Come va? Per ora tutto bene. Adesso. Quello è un punto salvo, Quelle due ci stanno seguendo. Ma dove stanno? Vabbè, andiamo avanti, tanto ci seguono sicuramente. Vero? Eccolo qua. Bravo. Possiamo anche accendere la torcia. Guarda che bello però. Andiamo per di qua. Vediamo i soldati. Come siamo messi? Oh, qua però dobbiamo uscire. Può darsi che stanno qua fuori altri soldati. Aspetta. Delle forbici.
Se si alzano vuol dire che non ci dovrebbe essere più pericolo, no? Basta guardare i nostri alleati per sapere come ci dobbiamo comportare. Tra l'altro, mi sembra Riccardo ieri sera in live ci ha detto che in God of War Ragnarok addirittura bastava guardare Atreus per sapere dove andare. Ma qua ci dobbiamo mettere, aspetta, abbiamo sbagliato. Ma noi dobbiamo salire per quella scala. Qua sopra non ci sta nessuno. Andiamo. Ragazzi, qua non ci sta nessuno. Bravi. Clickers. Nuovo tipo di nemico. Posto? È lì? Hop hop. Un salto un poco schifoso è fatto. Allora, sedia a barbiere. Qui c'è un passaggio. Qui c'è un passaggio, qua c'è il collezionabile, perché sennò non ci mettevano questa cosa qua. Eccolo qua, collezionabile. Un po' di scotch. Niente. Questo tavolo. Niente. Andiamo avanti. Insomma, mi ha detto lasciamoli ai clickers. Vieni, Joy. Arrivo, arrivo. Guarda quanti sono. Questi sono 1, 2, 3, 4, 5. 5 sono. Prendiamo il carro armato. Se sono ancora accorti di noi, facciamo il giro. Com'è? Facciamo il giro. Sono troppi, Tess. Oh, merda. Se vedete qualche cosa brillantante, aspetta. No, però qua ci sta una cosa. Un mattone, ah, cambia. Oh merda, ci stanno addosso. Prova a distrarli. Ok. Scusa, questo qua sta da solo. Quello là ci vede da quell'altra parte. Aspetta. Questo viene qua. No! Grande mira, te. Mica tanto. Abbiamo sbagliato, ragazzi, perché volevo lanciare il coso, come si dice? Il mattone. Come si fa a cambiare lato? Perché voglio mirare da quell'altra parte. C'è un tasto. Però forse non ci hanno sgamati proprio, sgamati. Nel senso che se questo qua viene da qua e noi andiamo da qua dietro e continuiamo a girare, forse lo prendiamo così. Andiamo. Che è? Lasciami stare! Aspetta che carico. Mi muore. Purtroppo però stiamo sprecando un po' troppe. Oh, ci ha dato pure il coso per il medikit. Ragazzi, questa cosa dei tasti però è un casino, perché dopo che hai giocato a Resident Evil i tasti fanno tutte altre, una cosa completamente diversa, fanno l'operazione opposta a quella che vorresti fare tu. Allora, quanta gente ci sta ancora? Ci sta questo più uno. Ok, è quello pericoloso, è quello che sta là sopra. Vediamo un secondo se riusciamo. C'è una scaletta per salire da là sopra? No. Abbiamo 4 colpi. E tu? Negativo. Questo sta proprio qua vicino. Forse se andiamo di fronte. Qui lui non c'è. Questi stanno proprio girati verso di noi. Allora, per fare così, 8. Lanciamo tipo una bottiglia. Ma che viene? Tipo là. Chi va là? Vai a vedere. Sì, facciamo. Bravo. Vai là, stava. Ah,
Ok, ce ne sta un altro assieme a questo. Ho visto. Che fa? Scende. Si è girato da quell'altra parte. Ragazzi, andiamo. Non si è girato da quell'altra parte. Però teoricamente potremmo. Aspetta, vediamo da qua dietro se ci sta qualche cosa. Il massimo scotch. Da qua ci sta questo passaggio che avremmo potuto prendere dall'inizio e nessuno ci avrebbe visto. Bello il salto. Passiamo per qua dentro. Guarda qua. Ragazzi, quest'acqua che cade fa paura. Ma che dobbiamo scendere qua sotto? Tess, sai da che parte andare? Sembra così diverso. Che facciamo? Accendiamo la torcia? Aspetta. Da qua. Vediamo dove ci porta. Ok. Sì, sembra giusto. Sembra giusto? Stai vicino. E chi si muove? Almeno non piove più. La situazione? È tragica, Jay. Ma che significa Jay? Aspetta un secondo, vediamo che cosa significa Jay. Opzioni, controlli. Visualizza comandi. Jay dove sta? Jay, scuoti torcia. E chissà che serve scuoti torcia. Guardate qua, questo si può controllare con qualsiasi cosa. Ma è fatto proprio benissimo questa cosa qua. X guarda navigazione assistita. Forse se premo X ci ce l'ho. Potremmo passare di qui. Pure secondo me. Sì, passiamo di qua. Non c'è niente che possiamo prendere. Buona tardi, rapporto. Ancora. Merda, altri soldati. Colpi. Interrompete l'inseguimento e tornate al settore 11. Bravi, interrompete. Non credo che ci vedano. Ricevuto. No, no, questo ci vede. Spegniamo la torcia. Rimanete nell'ombra. Rimaniamo nell'ombra e tu ti butti a destra. Ok. Yeah. Questo sarà un deposito. Qua ci troviamo un po' di roba. Però questo si apre. Ce l'abbiamo fatta. Taglierino. Ci sono ancora. Approfittane per riprendere fiato. Joel, vedi se c'è niente di utile. Sono ordini, boss. Oh, i componenti. Guarda quanti ce ne sono. Qua dentro. Possibile che non ci sia niente. Questo è proprio cattivo. Forse se avessimo scelto una difficoltà più semplice oppure qualche altra cosa, forse ci stava qualcosa. No. Andiamo. Tess, saliamo attraverso il condotto. Condotto. Passiamo di qui. Lascio spazzatura. Stai molto vicino. Mannaggia la miseria, mannaggia, qualche che schifo. Ma che sono queste cose? Queste sono, come si dice, bottiglie di ace. Wow, wow, aspetta. Oh. Acceso. Ma comunque, nonostante ci sono gli zombie, non è questo gioco, nonostante sia, non è tanto horror. Nel senso che ancora non ci ho fatto spaventare. Bene. Questo assomiglia un poco a Dying Light 2 invece. Bene, sono andati. Okay. Qual era il piano? Se anche riuscissimo a consegnarti alle luci,
Che accadrebbe? Marlene ha detto che hanno la loro zona di quarantena. I loro dottori stanno studiando una cura. Sì, mai sentita, Tess? È che... quello che mi è successo è la chiave per trovare un vaccino. Oh, Cristo. È quello che ha detto. Ma oh, certo, non ho alcun dubbio. Ehi, vaffanculo, non l'ho chiesto io. Neanch'io. Tess, che cazzo ci facciamo qui? E se fosse vero? Non ci credo. Se fosse così, Joel, siamo arrivati fin qui, andiamo fino in fondo. Devo ricordarti che cosa c'è là fuori? Ho capito. Da questa parte, passando dal centro, arriveremo al palazzo del governo per l'alba. Speriamo. Palazzo del governo per l'alba. Guardate pure il barattolo che cade giù. Sono questi edifici da vicino. Sono fottutamente alti. Quindi cosa è successo? Hanno bombardato tutte le aree fuori dalle zone di quarantena nella speranza di uccidere più infetti possibili. Funzionava. Ma scusate un secondo, ma proviamo queste figure se ci aspettano. Andiamo un attimo qui a destra. Possibile che c'è, cioè quello che dico io, c'è un'area così grossa che non ci hanno messo niente. E non è finita qua. Vedi, c'è anche il negozio Geraldines. Se non c'è niente, questa è l'ultima volta che facciamo un'esplorazione così grande. Niente. Niente. Oh no, 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 qualcosa c'è. Passava per la strada. Attenzione, tra 48 ore a partire da ora l'area circostante la zona di quarantena di Boston sarà bombardata per eliminare ogni minaccia di infezione. Tutti i residenti di quest'area hanno 48 ore di tempo dall'affissione di questo avviso per uscire dai confini cittadini di Boston. Nessuno sarà accettato nella zona di quarantena. Al momento attuale non siamo in grado di accogliere nuovi ospiti. Non ci saranno ulteriori avvertimenti. Per la vostra sicurezza evacuate l'area. Ma scusa, ingrandisce a che serve? Colpi 4. Però ci abbiamo un medikit, se non mi sbaglio. Tess, così. Che cavolo era? Tess, sentito? Sì. Mi sembrava abbastanza lontano. Merda. Siamo salvi? Andiamo a vedere pure là. Dai. No, è solamente niente. Guarda là, guarda. Qua dentro potrebbe essere, dai. Oh, vedi che c'è qualcosa? Però può darsi che anche in quell'altra parte, se giocavamo a un livello più basso, stiamo giocando a difficile, ragazzi, tra le altre cose. Non mi ricordo se l'ho detto. Ok, come scendiamo? C'è un asse? Un salto? È un bel salto. Guarda. Bene. Palazzo del governo. Sì, superiamo questo posto. Da quella parte. Vuoi dire che questo è il centro? Era. Ora è desolazione. Qua pure ci può essere qualche altra cosa? Abbiamo fatto il giro. Da qui.
Edificio Goldstone. Aspetta. Ma pure queste cose per gli alberi, guarda qua. Adesso si sposta, non si sposta. Trovato qualcosa lì? No. Cerca. Vuol dire... Aspetta, se hai detto cerca vuol dire che c'è qualcosa. Credo. Devo fare qualcosa? Cerca qualche cosa. Ricevuto. Ma qua già abbiamo cercato, forse qua non ci siamo passati. Chissà perché ha detto cerca, forse dentro questa la spazzatura. Vabbè, andiamo avanti. Ehi, Tess! Arrivo! Aspetta, qua c'è una porta. Forse qui ci potrebbe essere qualcosa. Accendiamo la torcia. Eccolo qua. Niente. Niente. Sulla lavagna... Comunque, ancora non so se consigliarlo. Che è questo coso? È stato fatto a pezzi. Sì. È morto da poco. Ed è un male? Sì, potrebbe. Andiamo via. Ora, ma pure ha perso la scala, ha perso il piede proprio. Ci sono pure i proiettili per terra. Recuperiamo qualche cosa? Questo? Oh, finalmente un po' di roba, 5 di questi. Un piano ottimizzazione dei prodotti, ottimizzazione del modello di business e basta. Ma questa cosa che si muove non sono io che tremo con la mano, è il, penso che è l'edificio proprio che si muove, perché sta cadendo, vedete? Oh, qua ci sta un'altra cosa. Gran comando Waters, arrivato alla griglia, contatto negativo al punto di arrivo, contatto negativo, contatto fortunatamente negativo, soldato Atwater. Segnala contatto visivo e uditivo con infetti cordyceps. Al secondo stadio vicino a un palazzo crollato, che è questo forse. Però è crollato. Contatti multipli circondati, ritirati all'interno del palazzo, atteniamo evacuazione. Avete atteso inutilmente, ragazzi. I soldati sono morti aspettando i rinforzi. L'abbiamo appena detto. O si guarda qua o si guarda su. Secondo me si andava dal quinto piano. Però qua può darsi che c'è qualcosa dentro il cassetto. Quinto piano. Teoricamente potremmo anche cambiare. Oh cazzo, un clicker. Gesù. Cos'è successo alla loro faccia? È così. Hanno sparato. Di infezione. E quindi sono. Ciechi? Più o meno. Vedono tramite i suoni. Pipistrelli? Come i pipistrelli, non appena senti dei click, devi nasconderti. Quindi i suoni. E poi penso che se ci sei di fronte comunque ti vedono, perché come i pipistrelli, no? Perciò fanno i click. Mandano gli ultrasuoni avanti. Clicker. Sembra che l'edificio stia per cadere a pezzi. Ma secondo me è meglio se scendiamo giù. No, questo è qua sotto, è dove stavamo prima. Noi siamo venuti esattamente da là dentro. Occhi. Occhio alla testa.
Buon anniversario. Da là non si passa. Qua non ci sta niente dentro questi schedari. Questo si è rotto il computer. Dammi una mano con questa. Action Tinker, che dobbiamo fare? FFFF! Grazie. Stai bene? Non è niente. Cerchiamo provviste. Cerchiamo provviste. Clicker. Cazzo! Non fidare, questi mo abbiamo detto che sentono solo il suono. Forse andiamoci in fretta. Aspetta, controlliamo un attimo qua dentro. Oh, accidenti. Allora, questa era la strada. Aspetta, noi dobbiamo andare contro l'altra parte. Quindi infatti sono andati prima in quest'altra stanza, no? No, ma ci deve essere qualcosa. Ma non è possibile. Rifiuto di crederci. Questo che roba è? Qua c'è un mattone, però già ce l'abbiamo. Curiamoci. 7. Ok. Adesso si cura sempre il braccio. 7. Oh, vedi? Ci sta un goccio di liquore. Questo è dove siamo. Ah, qua c'è un altro goccio di liquore. Uno straccio. Questa è un'altra porta che è chiusa. Usa coltello. Ci siamo. Guarda, questo l'hanno fatto proprio a tale quale a Plague Tale. Perché i coltelli non li dobbiamo usare, altrimenti non possiamo aprire le porte. Gli integratori consentono di apprendere le nuove abilità. Oh, è questo? 25. Premi tab per visualizzare. Ok, questo qua possiamo. Ah no, però li possiamo anche creare i coltelli, vedete? E ne possiamo. E queste qua. Ok. Con 10 di queste cose possiamo aumentare la salute massima. Tutta sta roba. Velocità di creazione. E questa cosa è il registro creazioni. E queste sono le piastrine. Ma questo qua quando l'abbiamo preso? Questo è pure importante. Stadio di infezione. Runner, non lasciate che io circoli. Rapidi e agili infetti allo stadio 1 di solito viaggiano in gruppi. Non lasciate che vi circondino. 2. Stalker. Si nascondono e tendono imboscate alle vittime. Guardatevi bene attorno. 3. Clicker. Non ci vedono. Completamente ciechi. Udito molto acuto. Usano l'ecolocalizzazione per scovare la preda. E ci sciottano forse. Ok. Poi questo qua l'avevamo pure. No, questo qua era una mappa. Questa è una mappa di tipo diverso. Una mappa della zona di quarantena di Boston. Qua c'è scritto. Se ingrandiamo qua sotto, c'è scritto: ci vogliono 15 minuti per le guardie per cambiare di turno. No, non so quando l'abbiamo preso questa cosa. Vediamo se c'è qualche altra cosa. È costato un coltello tutto questo, eh. Niente. Aspetta, forse qua. Oh! Bottiglia. Questo gioco è tischio peggio di Resident Evil, eh. Munizioni. Munizioni. 4. 4 munizioni. Stiamo guaiati. Vado a salire, vado a controllare. Ok. Ehi, guarda se c'è modo di passare. Vediamo se pure mo si aggrappa con due mani. Via libera. Dai, Ellie. Ok, sei su. Dai. La prima Ellie, ok. Ci sei.
Ecco qua. Ok. Dai, Omone, andiamo. Totta con una mano sola, invece. Hanno cambiato l'animazione. Ok. Via, via, via. Tess, che dici? No, no. Hanno un sacco di bottiglie, forse... un coso per curarci. Dove... forse dobbiamo andare da là sopra, quindi se noi lanciamo un coso tipo là, vai, prendiamo un'altra bottiglia, usciremo sopra l'impalcatura. Ok, andiamo. Uno, due. Ellie, dove stai? Ellie, stai bene? A parte farmela addosso, sto bene. Ma comunque non dovreste gridare così, perché uno non ci sente. La tromba delle scale è bloccata. Dobbiamo tornare su. Ok. Eccoci, ragazzi. Dai, dentro. Siamo sempre al quinto piano. Che assurdo. Non guardare in basso. Oh, questa è cosa. Ellie, forza. Pop, pop, pop. Questa è cosa per lavare i vetri del palazzo. Piattaforme vecchie spostate. Oh, Gesù. Quattro colpi, non ce la faremo mai. Aspettate, qua ce li deve dare per forza i colpi. No, questa è solo una mazza, qua niente colpi. Questo qua è un clicker? No. Runner. Runner. Controllare. Runner sono quelli che ci circondano. Ok. Revolver, puoi equipaggiare una nuova arma per fondina. 3, seleziona pistola. B. Ok. Adesso abbiamo 6 colpi, ragazzi. Esc, tutto lì è sbloccato. Siamo messi molto meglio. Vediamo se prendiamo altri colpi. Niente con altri colpi. Dove stanno questi runner? Test. Quello? Oh, ma perché mi sono venuto qua? Mannaggia, non mi sei aspettato. Nascondiamoci qua dietro. Quello? Come lo facciamo? Ma sono tutti, cioè, tutti quanti la stessa faccia, sti cosi. E quell'altro là sta arrivando qui? Ce ne sono pure un altro da quest'altra parte, vedi? E quello? Quelle due stanno là sopra. Ci abbiamo 6 colpi, ragazzi.
Là ce n'è uno che è andato in un'altra stanza e questo qua invece sta ritornando indietro. Facciamo un attimo a questo. Penso che ritorna esattamente qua. Vai. Questo non so se... Vedete, ce ne sta un'altra da quell'altra parte. Aspetta, lo andiamo a prendere. E i colpi. Questi qua invece non se ne importano se gli amici loro sono rimasti per terra, che sono morti. Quello là mo gira sulla stanza di sinistra. Chissà se ce la facciamo andare a prendere. Forse ci dobbiamo mettere qua dietro e dobbiamo aspettare che giri. No, questo fa proprio il giro. Vediamo. Ok, poi ce ne sono uno esattamente là. E poi ce ne sono pure un altro là. Però non ho capito. Ma questo qua si muove. Si muove. Questo qua pure è runner, credo. Quello là è clicker. E questo qua fa il giro del pilastro. Penso che faccia il giro del pilastro. Mica vieni di qua. Vieni di qua, siamo morti. Ok, adesso possiamo dare. Vieni qua. Ok. No, le munizioni. Qua dietro non c'è niente. Questa cosa. Ragazzi, là dietro c'è il clicker. Eccolo là. Ma mo se andiamo tipo qua sopra, o lo dobbiamo fare per forza quel clicker. No, ma lo dobbiamo fare per forza. L'abbiamo fatto? Non l'abbiamo fatto. Panico. Adesso l'abbiamo fatto. Ci ha costato un sacco di colpi. Troppi colpi ci ha costato. Sono andato veramente in panico. Mannaggia la miseria. Se uno sposta sto coso. Quindi si deve fare per forza quel clicker. Che vogliamo fare? Ok, aspetta. Dovrebbe andare. Ok, aiuto, vieni. Bastava tenere la porta aperta. La legge della fisica era più facile bloccare il cane. Vabbè, andiamo. Ah, forse perché così possiamo tornare anche indietro. Va tutto bene. Questo serve forse al gioco per mostrarci. Tess, che hai preso? Perché non ce l'hai fatto prendere a noi? Che dentro a questi cassetti si possono prendere le cose. Grazie mille. Formula sbloccata, kit medico. Forbici. Questo siamo al massimo. Ci servono le munizioni, gioco. Ellie, spostati, dai, fammi passare.
Ok, andiamo. Andiamo di qua. Di là non si può andare. Di qua non si può andare. Di qua, poi si scende e si va giù. Passiamo da qui. Attenti dietro. Ma ci saranno altri clickers. Di qua. Qua? Prima noi stavamo là sopra. Sono ragionevolmente certo. Ragazzi, vorrei quasi sciottare, sprecare un colpo per questo climatizzatore qua, che forse se dopo scendiamo laggiù prendiamo qualche cosa, ma secondo me non funziona così sto gioco. Sai, quando saremo tornati potremo prendercela più con comodo. Puoi prendertela con comodo. Sei tu quello che fa sempre le cose con calma. Che schifo, non mi hai mai dato retta. Beh, questa volta lo farò. Ma di qua? No. Oh, e per dove passiamo qua? Va, va, va. Oh, manco ci chiamano questi altri due. Questo è uno schifitus morto. Andiamo. Andiamo di qua. Il gioco crea una certa atmosfera, però fatto di qui. Di qui. Tess, qui sotto. Là c'è qualcosa, è una bottiglia. 5 medicine. Ma dopo, ma queste medicine, queste qua mi sembra che le abbiamo viste da una parte, non le abbiamo prese. Però non sono, forse le abbiamo prese. No, mi sa che le abbiamo prese. Questa è una molotov. E c'è pure un cartello. Le molotov appiccano il fuoco in un'area. Tieni premuto prima l'area. Guarda la manica. È una luce. Esatto. Questi ragazzi stanno andando male sia dentro che fuori città. Ah, questa qui, questa è la manica. Speriamo che ci sia qualcuno vivo nel luogo stabilito. Andrà tutto bene. Questa è una stazione della metropolitana. Ah, quello potrebbe avere, quel cadavere potrebbe avere qualcosa. Vediamo, vediamo. Incontrati con il secondo team di luci presso l'edificio governativo. L'edificio governativo occupa la dorata. Ragazza, lì questi parlano di te. Ma non ci sta, Gini. Gira. Però non, in zona di quarantena. Non ce l'ho fatta questo. Non sono i nostri. Ma dove sta Tess? Fatemi vedere Tess, fammi vedere una cosa. Ma secondo voi si va da quella parte o da questa? Se andava da quell'altra parte sicuro. Però perché Tess sta qua? Qua dentro? Giù? Di qua. Laggiù, li vedi? Merda. C'era una cosa, cazzo. Joel, tu vai giù, io sto dietro. E lì, tu rimani sempre attaccata a lui, ok? Certo. Occhi aperti. Ci penso io. Allora. Vediamo un secondo. Per uccidere effettivamente un clicker è necessario un coltello. Quindi i clicker non li possiamo uccidere se non abbiamo un coltello.
possibile che in tutte queste cose non possiamo prendere niente qua dentro? E questo qua è un clipper. Ci abbiamo anche una molotov che sta su 9. La possiamo anche creare. E ci abbiamo anche una bottiglia. E questo qua. Sono 3. E qui ci sta cadendo. Un coltello. Non so quanti coltelli ci abbiamo, però. Allora, quindi, se vogliamo uccidere questo clicker col coltello, ci dobbiamo andare dietro, dobbiamo fare E e poi un'altra volta E. Ma come la nostra torcia non lo illumina? Questo mi torna indietro, sicuro. Avanti. C'è un sacco di gente. Torna indietro. Non torna indietro. Secondo me mo torna indietro. Ora lo andiamo a prendere. Perché deve andare da quello che sta là. Si è fermato. Ok, adesso dobbiamo andare a prendere. Due volte. Ma com'è? Oh yeah, riproviamo. Quindi lo dobbiamo fare quando va a destra. Mantieni left control per spostarti in silenzio. Perché forse i clicker sono molto più sensibili al suono. Ok. Questa è una cosa importantissima. Però lo riusciamo a fare senza problemi. Qua ci sarà un altro coltello. Questo qua sta da solo. E questo qua non è clicker. Vediamo se troviamo qualche altra cosa. Documento. Derek nella libreria, ci lascia usare la cassaforte. Quando chiudi questa sera mettici dentro le mie cose. 3 43 78. Dobbiamo trovare la cassaforte. Quindi control serve tantissimo, perché con control ci possiamo arrivare proprio dietro a sti clicker. Il problema è che quello là chissà se è clicker o no. Quanti coltelli teniamo? Come facciamo a saperlo? Abbiamo 0 coltelli, però uno lo potremmo fare. Facciamo. Scusa, prima ho visto un miliardo di gente. Dai, dove stanno? Mo? Allora, uno sta là fuori e quello là non so che cos'è, un altro sta là. Quello però può darsi che il runner.
Il runner è sicuro. Questo qua lo facciamo da dietro. Andiamo sempre in silenzio, però. Fai silenzio, muori in silenzio, muori in silenzio. E quindi sono tre che ne abbiamo fatti. Oh, le munizioni. Questo è clicker invece. Problema. Che fa questo? Torno indietro. Forse va a sinistra. Questo torna indietro. Va a sinistra. Però se andiamo con contro, vedete, pure che ci siamo davanti, questo non ci vede. È pugnale. Ok. E ci sta ancora un altro clicker, però non abbiamo più pugnali. Questo lo dobbiamo dare, l'ultimo lo dobbiamo dare con... Perché non è andato nessuno? Secondo me sono due clicker, ragazzi. Quello pure clicker. Abbiamo ricaricato? Sì. C'è pure uno dietro a me. Ce ne sta ancora un altro. Ancora non ce ne stanno, ma no. Ok, abbiamo fatto tutti. Mamma mia, e come li facciamo con tutti? Ma serviva una serie di coltelli da 25. Ok, allora. Penso che abbiamo finito tutti quanti. Munizioni. Munizioni. Madonna, meno male che a un certo punto mi sono accorto che ce n'era uno che stava proprio dietro a me, che si sentiva proprio dalla voce. Vediamo qua dentro, qua dentro forse qua ci stavano i coltelli. Non ci stanno coltelli. Come li dovevo fare tutti questi clicker? Ok. Oh, questo qua è... Questa è la libreria, questo è Derek forse. E questa è la cassaforte. Aspetta. Ora apriamo la cassaforte, vediamo un attimo se ci sta qualche cosa. Oh. No. Allora, aspetta qua dentro. Niente. Vediamo ragazzi, vediamo. Allora, biglietto per Derek 3, 43 e 78. Allora, 3. Inserisci 43 e 78. Ah, questi sono 50 pezzi. Diamo solamente un'occhiata al resto della stazione qua. Attenzione. No, massimo. Informazioni. Ellie, dammi una mano a cercare se ci sono qualche cosa. Ma forse è finita qua. Perché da qua siamo venuti. Qua dietro è dove abbiamo preso il coso delle informazioni. Questo è tutto chiuso. I cassetti li abbiamo controllati. Questo l'abbiamo controllato.
questi cosi qua, niente. E quindi possiamo andare avanti. Ah, no, no, aspetta, questo è un negozio di Rivers Caffè, no. Qua forse un piccolo caffettozzo, no. Guardate le macchinette del caffè. Oh, questo non cambia. La cassa. Questo. Questo gioco non dà niente. Su, forza. Questo episodio mi sa che lo chiamiamo Clickers o cose del genere. Ragazzi, noi ci fermiamo qui e ci diamo appuntamento a domani con una nuova puntata del Let's Play di The Last of Us parte 1 per PC. Dai. Tess, ci vediamo domani. Ciao.